Signore e signori, amici della Pallamano, benvenuti al Pala Farfalle per questa giornata di Serie 1 femminile. Oggi la Cellini Padova ospita Casalgrande Padana. Partiamo col presentare le ospiti, con il numero 1 Valentina Bonaccini, con il numero 3 Asia Mangone, con il numero 5 Nicole Giombetti, con il numero 8 Francesca Franco, con il numero 10 Ilenia Furlanetto, con il numero 12 Nadia Bordon, con il 13 Sara Apostol, con il 14 Simona Artoni, con il 15 Chiara Rondoni, con il 16 Viola Giubbini, con il numero 18 Alessia Artoni, con il numero 20 Emma Baroni, con il 21 Matilde Giovannini, con il 26 Giulia Mattioli, con il 33 Gaia Lusetti e allena Marco Agazzani. E per la pallamano Cellini Padova! Con il numero 3 Ivana Giogap, con il numero 4 Karel Giogap, con il numero 8 Bevelin Eghiarrua, con il numero 13 Sofia Rodriguez, con il numero 14 Vanessa Giogap, con il 15 Martina Brock, con il 17 Giorgia Meneghini, con il numero 18 Fatima Arubi, con il numero 19 Angela Prela, con il 20 Serena Eghiarrua, con il 21 Ifoma Okorie, con il 22 Sonia Nabulele, con il 24 Viola Bozza, con il 25 Annabel Eghiarrua, con il 27 Micaela Barresi e con il 28 Sara Arubi. Allena Saadi, dirigono l'incontro Prandi da Brescia e Pipitore da Campo Tures, invece il commissario Aldea da Milano. Signore e signori, buona partita a tutti, che vinca il migliore. Lo scopo di una società è quella di migliorarsi a vicenda, di migliorare la propria situazione sociale, economica, per prosperare. Lo scopo di una società sportiva è molto simile, ovviamente trattandosi anche quella di società, migliorarsi, migliorare il gruppo, migliorare la società e migliorare poi il territorio attorno a sé, tramite collaborazione, risultati e ovviamente crescita. Quest'oggi vediamo due squadre che sono due società sportive, che di questo hanno fatto la loro mantra, la loro regola, perché questa sera al Pala Farfalle la Casalgrande Padana è ospite della Cellini Padova, due società importanti che stanno dimostrando di poterci stare e come nella Serie 1 femminile. Primo attacco subito di Casalgrande, ma palo, ferma l'azione, però a partire in contropiede la Cellini Padova. Bevelin Eghiarrua corre, buono spazio, Vanessa Giogap parte al meglio. Ecco, quest'asse qui è quella che poi ha portato alla salvezza diretta nell'ultimo turno la Cellini Padova, che per la prima volta nella sua storia a livello di A1 femminile è certa di poter disputare la A1 anche l'anno prossimo. E quindi un saluto anche da parte mia, da Marco Muccia, da tutto
il team di comunicazione della Cellini qui su Eleven Sports, perché questa partita si prospetta incandescente. Due squadre che corrono, molto giovani. Vediamo Asia Mangone appena convocata in nazionale, poi lo scarico è fermato subito con fallo. Vedremo anche di questi scontri fisici, vedremo anche quale sarà il metro arbitrale. E subito chiamata in causa Beverly Ngarua. Ovviamente tanto rispetto per queste squadre, molte di loro si sono già incontrate in nazionale a livello giovanile, a livello nazionale maggiore. Sono già uscite le convocazioni ovviamente per la sfida contro la Slovenia, contro la doppia sfida contro la Slovenia per le qualificazioni mondiali. Come vedete c'è Asia Mangone, ci sarà Beverly Ngarua, ci sarà Karel Jogap, Vanessa Jogap e Giorgia Meneghini per la Cellini. Pareggio immediato di Casalgrande, prova a correre adesso Beverly Ngarua, che potenza! E poi ha subito anche il contatto, vedo, di Artoni. Sì, era lei, perché era a terra, probabilmente era stata lei col contatto. Però lo strapotere fisico di Beverly Ngarua, che quando ha questi momenti diventa incontenibile. Tanto spazio, questa può essere la tattica della Cellini e probabilmente Casalgrande può far fatica in queste ripartenze molto veloci dopo un'azione d'attacco o possibilmente da una palla persa. Deve fare molta attenzione a correre l'indietro, che a volte nello sport è la cosa più difficile da fare. Prova l'azione con il taglio dell'ala, ha provato lo scarico, è stata fermata molto bene dalla difesa aggressiva della Cellini con Barresi. Lo scarico, Mangone a gestire il possesso, prova la conclusione, gran palla, fin di palo, anzi accarezzato proprio il palo per poi entrare dentro. Occhio alla ripartenza, forse non così veloce la Cellini, ci prova, c'è tanto spazio per Careggio Capo, ma si infila Angela Prela. Prima volta vediamo fare questo inserimento, ma non va a buon fine, quindi contropiede dall'altra parte, prova a fermare col fallo, ma non si ferma. Non si ferma Nicole Giombetti, grande contropiede, ottima la ripartenza, riprende palla Mangone più lesta di tutti dopo il palo di Prela. Questo è anche il rischio poi di sbagliare il contropiede, rischi di andare sbilanciatissimo. E quindi le ospiti in vantaggio 3-2, subito attacchi al potere, come è stata anche per l'ultima partita della Cellini, che è finita con 40 gol contro Ferrara, anche se il pallaboschetto, ogni volta che si respira quell'aria al pallaboschetto di Ferrara, c'è sempre quell'aria di una partita che può finire con tantissimi gol, soprattutto quando c'è la Cellini, l'abbiamo visto negli ultimi 3 anni in maniera impressionante. Ora ripartenza, prova ad andare la Cellini, ma c'è passivo, manca solo un passaggio, probabilmente deve tirare adesso Beverly Ngarua, lo prova, anzi no, passaggio consentito per Vanessa Jogap. Ottima azione, ruba tutta la difesa praticamente Beverly Ngarua, c'è una prateria per Vanessa Jogap, che è la seconda miglior marcatrice del campionato ed è già a quota 2 questa sera. Furlanetto, Ilenia Furlanetto, anche lei tra le migliori marcatrici insieme a Desi Mangone. Gran scarico, qui anche troppo, troppo facile per Francesca Franco, vice capitana. Ok Barresi, c'è spazio per Karel Jogap, palla un po' troppo alta, c'era spazio per andare in penetrazione, non se lo prende Karel Jogap, ma attenzione perché quello spazio durante la partita se lo potrà prendere molte volte e deve stare attenta la difesa emiliana, molto attenta. Invece Casalgrande, non ve l'ho spiegato all'inizio, ma insomma se seguite già tutto il campionato lo sapete, è scontro totale per evitare i playout, scontro totale a pari punti con Ferrara, dopo controlleremo assieme la situazione anche in classifica in tempo reale, con lascio l'anticipo della sconfitta di Cassano, la vittoria di mezzo corona e poi Asia Mangone, tutto il suo talento in contropiede. Questa diagonale di Mancino le piace molto, questo diagonale basso l'abbiamo visto già fare 2 volte questa sera. 5-3, doppio vantaggio, buonissima partenza delle emiliane, soprattutto in attenzione, non tanto di spazio, difesa schierata, ma attenzione sui rimpalli, che poi è quello che determina l'atteggiamento e soprattutto i punti più facili e quelli che danno più morale, perché solitamente quando fai fatica ad attaccare quelli sono i punti che non devi sbagliare, e fino a questo momento sono quelli che hanno portato a questo vantaggio di Casalgrande. Vanessa gioca a palla bassa per andare bene in Ngarua, buona la prima difesa di Franco, aggressiva, che poi si carica giustamente. Questo deve fare la Casalgrande per tutta la partita. Karel Jogap, grande incursione, 2 minuti, a mio avviso giusto, si vedeva il braccio in volto, ma la forza di Karel Jogap, l'abbiamo detto, qui non c'era lo spazio di prima, ma si è preso lo stesso la penetrazione col suo atletismo, con la sua voglia, la forza di volontà, e non è un caso che è lì tra le convocate in nazionale. Forse anche un problema alla gamba destra, ma sembra poter continuare. Grande attacco, è riuscita a bruciare anche il tentativo di Bordon. E ci sarà l'extra player, vedevamo Bordon uscire proprio per il fatto che, essendo in 2 minuti con la giocatrice in meno, Casalgrande ha deciso di sfruttare l'extra player per cercare di trovare il gol in maniera più immediata possibile e tenere quel doppio vantaggio, che contro una squadra come la Cellini è importante. Stiamo parlando di una squadra che sta diventando poco a poco tra le grandi del campionato. Ha battuto Pontini quest'anno, ha battuto Brixen, perso contro Salerno,
anche se l'andata ha dato del filo da torcere lo stesso. Anche Casalgrande ha le potenzialità per fare questo tipo di risultati, intanto però tutto passa da questa sfida al palafarfalle delicatissima contro la Celini Padova. 4-5 dopo 6 minuti e torna anche Bordon, quindi non si attacca più un extra player, anche perché sennò dopo diventa troppo rischioso, la porta rimarrebbe sguarnita con l'extra player, una giocatrice in movimento al posto del portiere. Però al momento in cui si perde palo, anche prima, bisogna che una delle giocatrici in movimento esca più veloce possibile per favorire dentro il portiere, se no andò alla porta vuota a raffica. È successo anche al pallaboschetto settimana scorsa per la Cellini, ricordiamo anche un intervento strepitoso di Ferrari, occhio in incursione di Franco che prova l'uno contro uno, ma c'è la buona difesa di Careggio Gap, tanti attacchi, si rischia di andare col passivo. Ecco la conclusione, gran palata, la prima della serata di Brock, attacco sprecato, cioè, si può proprio dire sprecato di Casalgrande, ma che è riuscita a far passare molto tempo, e qui invece passaggio nel nulla di Beverlinger Ruanzi, un po' troppo alto per Careggio Gap che non è riuscita a prenderla, ed è un'occasione sprecata per la Cellini, perché qui si doveva almeno tentare un tiro in porta, almeno un tentativo più convincente per andare a trovare il pareggio. Altro extra player sempre per Casalgrande, che spero le provi molto spesso in allenamento, perché è una tattica molto rischiosa. Vediamo come attaccherà, rischio qui, ma riesce a tenerla in campo. Ok Furlanetto, lo scarico dietro Artoni, c'è il taglio, anzi no, è costretto a uscire, rientra Bordon perché l'attacco sta andando per le lunghe, probabilmente lo schema non è andato a buon fine. Prova Mangone, scarico, palleggio di Simone Artoni, scarico ancora Mangone, c'è passivo, Furlanetto deve tirare da fuori, finta contro finta, rischia i passi, è infrazione! Infrazione, può partire in contropiede la Cellini, ma c'è un buon rientro dei terzini e anche una corsa poco aggressiva, ma c'è la palla per Giorgio Meneghini che però trova poco spazio, buona difesa di Simone Artoni, e quindi si può ripartire con l'attacco di difesa schierata e soprattutto con tutte le giocatrici in campo per Casalgrande, che devo dire questo due minuti l'ha gestito anche piuttosto bene. Vanessa Giogappa, c'è tanto spazio per Prella, non se lo lascia scappare, ma c'è il grande intervento di Bordon, grandissimo intervento di Bordon. Nota positiva perché Prela queste penetrazioni non se le prendeva fino a poco tempo fa, invece ha preso fiducia, ma è stata sbarrata due volte la porta per lei, una volta al palo, poi questo incredibile recupero di Simone Artoni dopo un passaggio che era diventato pericolosissimo, poteva costare un'infrazione. Gran recupero, sarà probabilmente tra gli highlights. Cambio Lusetti che va a fare penso un po' tra centrale, terzino destro, in base poi a come, a chi si decide di lasciare il pallone, soprattutto se si decide la posizione di Mangone. E poi questo passaggio molto alto, troppo alto per Furlanetto, si era anche rischiato di andare sotto passivo, rischia tantissimo con le incursioni offensive. Qui Casalgrande se la porta un po' troppo per le lunghe e la difesa della Cellini poi non concede spazio. Quindi Prela, come dicevo prima, e bisogna vedere se quel tipo di penetrazione, perché a lei molte volte vengono lasciate, se avrà poi dopo il coraggio e soprattutto il coraggio di andarsela a prendere ancora una volta e poi la lucidità di segnare, perché potrebbe essere un fattore, perché l'abbiamo vista già troppe volte in questa fase delicata del match, lasciare libera soprattutto quando hai talenti offensivo del genere. Grande incursione, ma ancora una volta Bordon, che intervento di Bordon, poi qui si rischia tantissimo, ma Simone Artoni è ancora pronta. Lusetti, scarico, c'è tanto spazio, Furlanetto prova ma poi litiga con la palla e commette infrazione. C'era passi, sì, quindi si deve ricominciare, ma ancora una volta poco tempestivo l'attacco, il contropiede della Cellini, molto bene questa cosa del Casalgrande, cioè male per l'attacco, perché se è ancora bloccata a 5 dopo questi 5 minuti non va bene, soprattutto dopo essere rientrata in parità numerica. Però almeno c'è l'attenzione, c'è la forza, la volontà di tornare attentamente in difesa e non concedere gol facili alla Cellini, perché poi una squadra molto fresca, giovane, con voglia di fare molto bene, con meno pensieri. Penso sia la prima partita in A1 che ha così pochi pensieri in questi 3 anni. Poi prova Vanessa Giogap, decide di sfondare la porta e lo fa bene, quindi pareggio della Cellini, lo diciamo, rischiare e tutte quelle palle perse, tutti quegli attacchi sprecati poi li paghi contro squadre del genere, soprattutto in uno sport come la pallamano. 5 pari a 10 minuti del primo tempo, buona partita, bella partita da vedere, da vivere, da gustarci anche in prospettiva del finale del campionato. Casalgrande, per questa per Casalgrande è una partita importantissima. Lusetti prova lo scarico, anzi no, ha provato la palla per il pivot ma c'era stato fallo. Buona copertura di Barresi perché insomma, l'ha deviata bene, però ovviamente c'è il fallo, quindi si riparte con l'azione di Casalgrande. È da un po' che non riesce a trasmettere un'azione offensiva di quelle proprio convincenti, belle. Poi qui il fallo preso da Lusetti,
commesso da Vanessa Giocappa. Scarico Furlanetto, buona palla verso il pivot, poi per Ningarrua c'è il tiro di rigore, penso per la difesa in area, eh sì, per la difesa in area, fallo di Beveningarrua, poi questa è stata una buona costruzione a cercare il pivot. Con il tiro di rigore Ilenia Furlanetto contro Martina Brock per il vantaggio di Casalgrande. Furlanetto sulla destra di Martina Brock, che è sembrata un po' lenta in quel caso, brava la capitana delle emiliane, delle giallonere. Mi raccomando, tenetevi pronti, perché io so che qualche fanpage in giro per Instagram e per Facebook, non so se hanno anche TikTok, dovrò andare a vedere, però mi hanno svelato che verso fine anno faranno il sondaggio delle maglie più belle di quest'anno, quindi fateci un occhio, attenzione a questa palla, tentativo, palla veloce per Beveningarrua col taglio, chiama una deviazione della difesa, Beveningarrua non l'hanno vista gli arbitri, poi palla buona di Mangone in velocità, ma c'è la difesa di Vanessa Giogap che tiene molto bene, però Casalgrande è lì, prima furbescamente si può dire, a toccare la palla, costringe Beveningarrua all'errore, anche un po' troppo lezioso in questo momento, la Cellini stanno facendo attacchi forse un po' troppo veloci, potrebbero avere un po' più di pazienza, ma fatto sta che sono ancora 5-6, Artoni, scarico, Furlanetto, ha spazio per il tiro, preferisce andare dietro, che okay, Mangone, c'è il recupero, ma falloso, dice il direttore di gara, di Prela, c'era stato il recupero di Prela. Furlanetto ha spazio per tirare, glielo concedono, ma non se lo prende quel tiro, c'è passivo, deve tirare in qualche modo, ci può pensare Mangone, ha tanto spazio Mangone, lo scarico, deviazione, doppia deviazione, ancora Mangone, se la trova lì, ma chiusa, che difesa della Cellini, devono tirare subito, probabilmente si andrà da Furlanetto, quello lì, lo scarico, no, il passaggio, qua si deve chiamare passivo, è così, che ingenuità, Furlanetto aveva tantissime occasioni per sparare, forse non se l'è proprio sentita. Ok, lo scarico, prela spazio, preferisce andare dalla compagna, Meneghini, Giorgia Meneghini, si sblocca anche il suo tabellino, buon cross, centrale ala di Prela, 6 pari, l'intesa tra le due classi 2005, che hanno giocato questi ultimi anni tutte le trafile anche delle giovanili, ovviamente della Cellini, hanno giocato anche le giovanili della Nazionale, è stato convocato un bel po', Giorgia Meneghini, la titolare nazionale. Poi ovviamente se la dovrà vedere anche con Luisella Podda di quest'anno, dobbiamo vedere cosa decideranno. Però insomma, Ilenia Furlanetto, eccola lì, salta in pieno Barresi, si trova la prateria e prova ad andare, prova adesso a correre, c'è una prateria enorme, Beveningarrua risponde subito, risponde Beveningarrua, che poi prova a chiamare il direttore di gara per un fallo, però a corsa di Ilenia Furlanetto, la tecnica di Ilenia Furlanetto ha risposto subito alla velocità della Cellini, come dicevamo prima, i punti veloci, no? Che sono stati fondamentali per l'inizio di Casalgrande, adesso forse la Cellini è un po' più attenta in difesa e poi dopo aver subito gol, ripartenza velocissima, Meneghini e poi Beveningarrua, 7 pari, lo scarico, Artoni, doppio scarico, c'è spazio per Lusetti ma non se lo sente di attaccare, anche Furlanetto, uno contro uno con Barresi, poi questa palla buttata lì, attenzione, 2 minuti? Eh sì, 2 minuti per Vanessa Giogap, faceva segno il direttore di gara di aver strattonato Lusetti, penso fosse Lusetti, che è uscita in panchina. Quindi, momento importante del match, la Cellini passerà il suo primo 2 minuti in svantaggio, vediamo come reagirà Casalgrande ed è un'occasione importantissima per la Spallanzani, perché fino a questo momento hanno fatto una fatica enorme ad attaccare, tante volte sotto passivo, e adesso hanno un'occasione da non sprecare, soprattutto per il fatto che sono state, diciamo, brava a far girare tanto palla. In questo momento può risultare decisivo. Come questa incursione! Ma che parata di Martina Brock! C'era l'incursione, Ilenia Furlanetto aveva ancora, come è stato tutti gli ultimi 5 minuti, tantissimo spazio, questa volta anche un po' troppo. Si prende il tiro, forse poteva fare anche un passo in più, andare a provare una penetrazione migliore. Buona parata di Martina Brock, che era lì. Adesso si prova a tenere, palla rischiosissima di Prela, però con i tempi giusti per Barresi, non la controlla, la riprende Careggio Gap, si prova a cercare spazio, Careggio Gap fino al 1 contro 1, rischia i passi, tutto regolare, Prela, Meneghini, si lamenta la panchina di Casalgrande, poi Beveningarrua sotto mano, ma nulla da fare, palla appena sopra la traversa, Bordò la controlla, Furlanetto, scarico, c'è spazio per Casalgrande, ma non lo sfrutta. Preferisce andare con calma perché ancora 7 pari nel tabellino, c'è spazio, Ilenia Furlanetto, preferisce andare dall'altra parte, Mangone, uno contro uno, Mangone, poi palla fuori,
Palla fuori, occasione sprecata da Mangone. Qua c'era stata la difesa di Berlinguerrua che ha cercato anche di prendere sfondamento. Difesa regolare. Palla fuori, applaude Martina Brock le sue, cerca di incitarle. Poi il tempo passa per la Cellini che è riuscita a resistere a due attacchi di Casalgrande, doveva essere un po' più precisa. Meneghini rischia qui, poi la difesa buona. Contatto, ma è riuscita a passare dietro. Barresi cerca l'uno contro uno, prova andare di forza. Barresi prende il fallo. Gran parata di Bordon, perché quella conclusione era diretta a fin di palo. Si è abbassata proprio lesta, veloce. Ancora Berlinguerrua, lo scarico con Prella che adesso va a fare il terzino destro un po' improvvisato. Barresi, Carel, deve provare l'uno contro uno, che era possibile chiamare passivo, anzi no, probabilmente c'è sfondamento. No, fallo della difesa, che è stata buttata giù Carel, jog up dal duo Mangone e Franco. Scarico, Berlinguerrua, vediamo se proverà il tiro da fuori, però l'uno contro uno, Berlinguerrua scarico dietro, Prella non c'è alla destra, ci sarebbe stato un corridoio clamoroso perché aveva tagliato Meneghini, poi Barresi è tornata, Vanessa Giogap, perde il pallone, fallo, ci sarà passivo, ma la Cellini è in parità numerica di giocatrici. Si perde tempo, Barresi scarico per Vanessa Giogap che prova una cosa impossibile, è stata buonissima la difesa, palla prende il palo dopo il rimbalzo, sembrava quasi battuta fra Bordon. Vanessa Giogap, questo è quasi il suo tiro, ma è stata bloccata all'ultimo momento e non poteva forse fare più l'ultimo passaggio perché era sotto passivo. Buona difesa di Casalgrande. Occhio allo schema, Franco a gestire, Artoni pivot, a destra c'è comunque anche Giombetti che è stata servita pochissimo. In questo momento, fino a questo momento poco gioco con le ali da parte di Casalgrande. Scarico, Furlanetto, l'uno contro uno, doppia finta per provare ad andare, ma infrazione in attacco. Brutta sciocchezza, scarico dall'altra parte, però Vanessa Giogap la prende, uno contro uno, che prateria, Vanessa Giogap pallonetto, poi Bordon, Bordon, probabilmente ha visto tutti i video che girano adesso su Vanessa Giogap, i pallonetti delle ultime settimane, soprattutto contro Ferrara, gran parata, ci ha provato ancora una volta Vanessa Giogap con la finta, ma Bordon dice di no in due tempi e quindi Agazzani ha visto di troppo. Time out a 7 pari, perché la Spallanzani deve fare di più, ma fino a questo momento è una partita bellissima. Due time out tranquilli ovviamente, perché non serve grande motivazione per questa partita, per come si è svolta fino adesso. Due squadre che stanno dimostrando carattere, la Spallanzani, Casalgrande, per quello che deve essere questa partita, una partita di fondamentale importanza per la salvezza diretta, per un campionato molto equilibrato, anche per questa cosa diciamo dei play-out, anche se molto rischiosa. E la Cellini invece, per come sta interpretando questa partita, per come vuole dimostrare di tenere il livello, per come vuole dimostrare anche di divertirsi perché si stanno divertendo comunque le ragazze. Occhio a questo 1-2, si prova con Franco, ma tiene bene Barresi. Si poteva provare scambio, quasi un pick and roll, possiamo dire quasi un pick and roll. Furlanetto, scarico, c'è passivo già per la Spallanzani che non riesce a costruire un attacco ancora serio, ma in qualche modo la magia di Mangone, Asia Crystal Mangone. Si è fatta sorprendere Martina Brock qui, 7-8, finalmente si sblocca quel 7 del tabellino delle giallonere, ci voleva un bel po'. Adesso attacca la Cellini, è entrata Sofia Rodriguez, un innesto importantissimo per la Cellini, che è uscita per un attimo, l'avete vista, per prendersi la resina, la pece, come la citazione del nostro caro amico Mirko, pece tra le dita.
in questo momento c'è per Sofia Rodriguez. Prova Bellingarrua, lo scarico per andare Giorgia Meneghini, Bordon, la palla finisce dall'altra parte, Careggio Gap prova il secondo attacco, scarico Rodriguez, ancora Bordon, gran parata, il tiro da fuori dimostra il suo talento Nadia Bordon, però adesso deve concretizzare lo Spallanzani, ci pensa Martina Brock che risponde a dovere dall'altra parte sulla conclusione di Lenio Furlanetto e si rimane 7-8. Cioè prima non c'è bisogno di due grandi time out, ma era giusto fermare un attimo il ritmo del gioco, dare un po' più di ordine soprattutto sull'attacco delle giallonere, che sembra migliorare di poco a poco per adattarsi poi a questa difesa particolare della Cellini, che ho innesto, prova a correre, trova lo spazio, gran palla, poi Barresi, il tango argentino torna a colpire. L'attacco in prima linea lo sa bene che lì bisogna attaccare, Sofia Rodriguez lo fa, porta via la giocatrice, poi gran palla per Barresi, si è smarcata, astuzia del duo che ha grande esperienza soprattutto assieme, sono fatte tutto l'anno scorso a Malo sempre in A1 con ricordiamo poi anche di Ulgerova che poi è a Mestrino adesso, e quest'anno sono ritrovate a febbraio per la Coppa Italia. Barresi tutto l'anno da Cellini, poi è venuta anche Sofia Rodriguez, è stato un innesto, possiamo dire, importante. Poi Milenia Furlanetto, brutto errore, aveva tantissimo spazio, è riuscita a prendere in contropiede Barresi, ha provato a tornare a darle un po' fastidio, questo era passi probabilmente, attenzione all'attacco veloce, Furlanetto rischia, c'è Mangone, ma il recupero di Careggio Gap, che dormita, fase confusionale, totalmente confusa del gioco, 8 pari, 20 minuti del primo tempo, che brutta occasione che ha perso lo Spallanzani, così come Bevelin Garrua che aveva fatto veramente un brutto possesso, aveva gestito veramente male la palla. Ecco Bevelin Garrua, ricorsione eccezionale, non bisogna mai lasciare quello spazio, come questo recupero che c'è stato quasi, ma poi Franco se la ritrova lì, Mangone prova ad andare, poi si alza troppo presto, poi Careggio Gap uno contro uno, Vanessa Giogap prova, palla dentro Vanessa Giogap, brucia Nadia Bordon. ...10-8... prova ad allungare adesso la Cellini che per la prima volta in vantaggio si è portata subito in doppio vantaggio. Qui brutto pallone gestito proprio dalla Casal Grande, veramente brutto, sono alzate troppo presto, magari avevano provato il tiro da fuori, volevano provarlo, c'era la buona difesa della Cellini, passaggi al pivot troppo prevedibili oppure fatti in situazione d'emergenza e lì diventa troppo facile per la difesa, che comunque sta facendo un gran lavoro, ha alzato proprio il livello la Cellini in questo momento. Prova Furlanetto, palla dietro, vediamo cosa interpreta Mangoni, questa è una buona palla per l'ala per cercare di muovere un po' il gioco, poi Franco, ma c'è la buona difesa di Vanessa Giogap, sta diventando fisica la partita, le squadre ovviamente sono un po' nervose, pubblico pure, perché c'è l'importanza, si sente, tre partite dalla fine, questa è la terz'ultima di campionato. Ilenia Furlanetto ci prova lei, il tiro dalla distanza, poi c'è la prateria però, nella ripresa del pallone, Bevelin Garrua, ancora lei, 11-9. Questa era la chiave che dicevamo prima, all'inizio della partita l'avevano fatta benissimo, il rientro, e adesso punti troppo facili per la Cellini, gol troppo facili, con queste ripartenze già la seconda, la terza volta che riesce a correre così Bevelin Garrua, ovviamente Bordeaux non le può parare tutte. Occhio a questa uscita di Vanessa che non viene... non va a buon fine, buono il passaggio di Mangone che ci riprova, Furlanetto Mangone, lo scarico è Sciartoni, vediamo cosa combinerà Furlanetto che fino a questo momento sta prendendo un po' il ritmo, palla dietro Mangone, prova verso il pivot, c'è spazio per l'ala ma il passaggio è scoordinato e poi fallo giustamente della difesa che l'ha provate tutte per i recuperi, sui recuperi Mangone prova a sparare, anzi no, Furlanetto palla fuori, preso il palo esterno, poi è tornata dentro, ma c'era stato il fallo sul tiro, fatica, proprio tanta fatica per Casalgrande. Franco, palleggio, si cerca spazio, questo passaggio è rischiosissimo e c'è passivo, occhio a Mangone, deve tirare, palla dentro, Furlanetto rischia, perde tempo, qua ci deve chiamare, ma c'è il recupero di Barresi, altro attacco sconsiderato, contropiede, Giorgia Meneghini, 12-9, Giorgia Meneghini colpisce in contropiede, trova la strada
quella che porta da Torri a Padova, non la tangenziale, quell'altra, che la tangenziale sarebbe stata dritta per dritta. Lei che viene da Torri, cresciuta lì, cresciuta nel vivaio di Mestrino, poi è venuta alla Cellini, vista nei raduni d'area, venuta nel 2020, l'anno della Cellini Serie A. Questo abbiamo visto, Mangone, l'avete visto il tiro, no? Questo è il talento, è riuscito a cambiare l'angolo, non è riuscito a far prima, poi il recupero di Franco, non torna neanche per l'Ingarrua, Franco da sola contro Brock, Franco! Recupero immediato della Spallanzani, quello che ci voleva, quello che ci voleva, time out di Sadio. Perché questa palla persa è stata proprio banale, quindi time out giusto, ma la Spallanzani c'è! Credo che Agazzani abbia chiesto anche spiegazioni, soprattutto le sue, per quei gol così facilmente concessi in contropiede. Nella difesa in contropiede in 3 contro 4 sul gol di Meneghini, penso sicuro. Si poteva fare decisamente di più, anche se la velocità di Meneghini e la sua forza si è vista. Il gol di Berlinguerrua precedentemente. E ovviamente Sadi ha chiamato il timeout proprio per quelle palle perse molto banali, commesse dalle sue. Però Sofia Rodriguez, carico dietro Vanessa Giogap e poi Karel Giogap che è uscita dalla sua posizione di ala, poi prova l'uno contro uno, che incursione, si guadagna il tiro di rigore. Aveva strattonata Franco, probabilmente ci stavano anche i due minuti, però preferisce lasciar correre, direi che ci sta. Si ferma il tempo, credo, per asciugare il campo. Anzi no, batte Bevelin-Ingarrua. Crocio pieno, la palla finisce su Giorgio Meneghini che non sbaglia, opportunista al punto giusto, 13-11. Prova a correre adesso lo Spallanzani, Mangone, scarico, Franco, buon controllo, poi la conclusione, Sonia Nabulele che è entrata al posto di Brock. Buona palata, recupero di Vanessa Giogap, fallo, vittoria difensiva della Cellini, appena entrata Sonia Nabulele. Gran parata, esultano anche dalla panchina. Cinque minuti, anzi meno, alla fine del primo tempo. Spallanzani in difficoltà, in difficoltà. Anche se Bordone ci sta provando in tutti i modi, però anche il tiro di rigore. Anzi no, era finita sull'incrocio. Palla dietro, rischia i passi, non lo chiamano il direttore di gara, Karel Giogap prova in qualche modo, Karel Giogap! Quello è il suo, quello è il suo. Ci sono anche due minuti per la spinta, ci stavano più prima sul tiro di rigore che adesso, anche secondo me. Ma due minuti sulla penetrazione di Karel Giogap. Minuti se l'è preso Giombetti, dopo andiamo a controllare dal referto se l'era già preso prima, non credo, però si rischia tantissimo. Mamma mia che momento per la Cellini, mamma mia che momento per la Spallanzani, sempre più in difficoltà. Adesso bisogna tenersi lì a botta, invece per la Cellini questo è il momento di dare il colpo finale. Dopo tutto il primo tempo passato praticamente a inseguire, c'è stata quella frazione, quel momento di disattenzione, penso anche di calo un po' fisiologico, bene o male sono sempre quelle in campo, quindi di calo fisiologico della Spallanzani che ha perso un po' di concentrazione e di lucidità nel rientro, che poi è la parte più difficile. Quando corri senza la palla è la parte più difficile. Scarico dietro, Furlanetto può provare l'uno contro uno, no, perché c'è la difesa, poi c'è tanto spazio per l'ala, non riesce a pararla Sonia Nabulele. Buon gol, buon vero e proprio gol di Franco. Buona azione, soprattutto in inferiorità numerica qui della Spallanzani, che è riuscita ad attaccare meglio adesso in inferiorità numerica. Questa volta non me lo spiego, questa cosa delle squadre, beh oddio, anche sì, in realtà l'adrenalina che sale, un momento di massima difficoltà a trovare un gol così importantissimo. Vanessa Giogappa a spazio, può levarsi, preferisce la palla verso Barresi che poi sbaglia lo scarico, ma la recupera Sofia Rodriguez, scarico, ma doppia strana chiamata del direttore di gara.
sembra molto regolare, si lamenta Sofia Rodriguez, può soprattutto far passare tempo prezioso ed energia alla Spallanzani. Non penso che ci sia l'extra player, no, si preferisce andare così. 3 minuti alla fine del primo tempo, un gol adesso sarebbe importantissimo, importantissimo per quanto, per come si è girata la partita. Franco Furlanetto, palla dietro, palla avanti, poi prova, scarico, palla schiacciata, Franco ancora una volta che sta giocando un finale di primo tempo molto positivo. Mangone, prova la conclusione, la tocca Sonia Nabulele, quel tanto che basta per mandarla fuori. Buonissimo ingresso di Sonia Nabulele. Bene Ningarua, finta, scarico, rischio l'infrazione anche adesso, preferisce andare da Sofia Rodriguez e poi Careggio Cup, no, di Abordon, gran parata, gran parata, MVP della partita della Spallanzani fino a questo momento. Non fosse stato per lei il tabellino sarebbe già forse la parte di tabellino che dice locali almeno di 4-5 gol in più. Franco e Mangone, vediamo cosa riuscirà a portare Mangone, che è sembrata poi in difficoltà, chiusa bene, ha mostrato grandi lampi di talento, grande giocata all'inizio con le sue conclusioni, ma sta facendo fatica proprio a prendersele quelle conclusioni, chiuse sempre al momento del tiro, proprio dell'azione di tiro, come in questo caso murata completamente da Beveningeru e palla in rimessa laterale. Meno di 2 minuti alla fine, 14-12, Franco, occhio anche perché se l'azione si prolunga come prima c'è anche il rischio di passivo, che è già stato chiamato. Franco, bloccata da Vanessa Giogap in maniera regolarissima. Occhio a Furlanetto, può provare la conclusione, parata ancora Sonia Nabulele, ancora Sonia Nabulele che dice di no, va lì con la mano in basso, si piega e dice di no a Ilenia Furlanetto, una delle due frecce offensive più importanti di Casalgrande. Giorgia Meneghini prova a tagliarsi lo spazio, torna in parità numerica di giocatrici, sì, anche la Spallanzani. Giusto momento per una difesa buona adesso, o per un attacco della Cellini prepotente. Karel Giogap prova lo spazio, Vanessa Giogap può esplodere il tiro, c'è passivo Beveningarrua che prova ma spara in cielo, prova a farsi chiamare fallo ma non c'è nulla da fare, prova a correre Artoni, c'è spazio, contropiede, attenzione Artoni che può correre Artoni, ma poi si blocca, fallo vero e proprio di Vanessa Giogap, poi Furlanetto bloccata, Furlanetto scarico dietro, Franco, Vanessa Giogap e poi quella Franco, palo, che azione sprecata, tutta confusa, ma la difesa della Cellini ha tenuto fin quanto poteva, poi si è trovata l'opportunità Franco ma l'ha sprecata completamente. 30 secondi alla fine e attenzione perché la Cellini ha la possibilità di andare a più 3 alla fine del primo tempo, anche se credo che se non tirano subito gli arbitri fischieranno passivo immediatamente vedendo il metro arbitrale. Prova Vanessa Giogap, la chiude così almeno per quanto riguarda il primo tempo. Artoni prova a correre, spalla dietro, poi va ancora Vanessa Giogap ma con fallo, sembrava palla presa piena, prova a perdere tempo, rimessa, conclusione, murata, 2 secondi, Giorgia Meneghini, ma non c'è tempo. 15-12, una Spallanzani quasi commovente, sta provando in tutti i modi, ma questa Cellini fino a questo momento è veramente forte. 15-12 il primo tempo, un po' di consigli per gli acquisti e ci vediamo per il secondo tempo. 15 minuti, non di più, 15 minuti.
Eccoci qui, signore e signori, amici della pallamano. Si può ripartire per il secondo tempo. Subito grande applauso per la ripresa in gioco della Cellini Padova, che ospita, come dicevamo, Casalgrande, per chi si è appena collegato al Palafarfalle. 15-12, come vedete in grafica, il secondo tempo. Si parte da qui con la Spallanzani, che era partita forte, era partita aggressiva, era partita bene. Poi a un certo punto, a 20 minuti, si è sciolta come neve al sole, quasi per 2 minuti, e quei 2 minuti sono stati fatali, perché la Cellini punge, la Cellini sta spingendo, nonostante non ha l'obbligo ovviamente di farlo, ma direi proprio di sì, perché bisogna dimostrare qualcosa, bisogna dimostrare di essere una grande squadra in questa Serie 1. L'obiettivo salvezza diretta è stato centrato per le rossoblu padovane. Questa virata di Vanessa Giugab, che poi perde il controllo della palla e spara in cielo. È stata però una gran giocata. Questo è un movimento nel suo repertorio, che poi ci diceva anche lei, viene anche un po' dal beach, ma ovviamente poi anche un repertorio deve avere una gran giocatrice. Brutta disattenzione in difesa qui tra Barresi e Enghiarrua. Ne approfitta la Spallanzani, che come è iniziato il primo tempo sta iniziando il secondo. Sta correndo, scarico dietro, Vanessa Giugab prova la conclusione, ma intuisce molto bene la De Bordon. Deve approfittarne adesso la Spallanzani. 15-13, diciamo. Poi il secondo tempo è finito, il primo tempo era finito un po' così, ma adesso ha l'occasione per riportarsi sotto. Non era mai stata sotto di 3, e si è ritrovata a 20 secondi dalla fine a prendere il 15esimo gol. Il gol di Vanessa Giugab. Franco a gestire il possesso. Prova a incentivare il pubblico del Palafarfalle. Ancora Franco, Escher, Toni. Lo scambio. Furlanetto, probabilmente si andrà per il tiro di Furlanetto, anzi no, c'è Mangone che può scaricare il sinistro, palla dietro, ancora Furlanetto, un po' di confusione, si rischia passi, e poi recupero di Vanessa Giugab, uno contro uno, Vanessa Giugab contro Bordon, Vanessa Giugab! 16-13, intelligente qui nel capire il passaggio, l'ultimo passaggio, stavano giocando un po' troppo lì dietro, non stavano capendo cosa fare le giocatrici emiliane, quindi Vanessa Giugab ne approfitta, palla presa, contropiede e dentro. 16-13 per la seconda miglior marcatrice del campionato, che insegue solo Aurora Gislimberti, entrambe in nazionale maggiore, stesso ruolo peraltro, sarà una bella sfida. E Mezzocorona che peraltro ha vinto contro Cassano Magnago, una sfida importantissima. Mezzocorona che ha ripreso il passo all'improvviso in queste ultime partite, le prestazioni che le erano un po' mancate dall'inizio del campionato, quando aveva strappato un punto qua al Palafarfalle e dopo poco altro, infatti si trova in zona playout, prova in qualche modo ad uscire, a trovare dei piazzamenti buoni per cercare delle squadre da affrontare meglio. Poi il fallo di Careggio Gap, c'è il tiro di rigore giusto qui, secondo me è giusto anche non dare i 2 minuti visto anche quello che è successo nel primo tempo. Buon taglio veramente bene qui Giombetti, che come all'inizio del primo tempo prova a fare qualcosa per la sua squadra, come questo tiro di Lene Furlanetto. Ma c'è Sonia Enabulele, on fire anche lei, on fire, come esulta la panchina. Sonia Enabulele che ha piazzato 4-5 parate fondamentali per la Cellini Padova. Questo fa male per l'Emiliano, fa male per le giallonere, perché si erano portate bene con una buona azione. Quello che era mancato un po' nella seconda parte del primo tempo, stavano facendo fatica proprio a cercare delle soluzioni offensive decise, interessanti, cercare quello spazio che la difesa non concedeva, come in questo caso brutta spaziatura della Cellini. Prova in qualche modo, si rischia anche col passivo, prova ad andare, Vanessa Giugab, scarico, palla dietro, Giorgio Meneghini, poco spazio, buona difesa di Artoni, prova a mettere le mani, poi Giorgio Meneghini, rigore c'è, penso anche 2 minuti, netto. Grande incursione, grande attacco di Giorgio Meneghini, e fallo, vero e proprio fallo di Artoni. E quindi andrà Careggio Gap, perché prima aveva sbagliato Berlinguer-Rua, quando sbaglia, siccome la Cellini dispone di diverse tiratrici, dalla brutta spaziatura ci ha pensato due contro due sulla destra. Paratissima! Rispondono colpo su colpo i due portieri. Bordon da una parte che sta giocando una partita stellare, e Sonia Enabulele. 2004 Sonia Enabulele, 2004. Extra player per la Spallanzani, che deve cercare già il tutto per tutto. 16-13, momento della partita importante. C'è Lusetti in campo, Mangone,
penso che poi Lusetti sarà l'indirizzata, l'indiziata numero uno ad uscire in caso di azione prolungata, perché poi si rischia con la porta sguarnita. Scarico Mangone, vediamo cosa porta questo schema. Escono tutti dall'area, adesso rientra Franco, si prova, forse sì, la palla dentro, poi la difesa della Cellini. Era già uscita proprio Lusetti e adesso si attacca però col portiere, quindi in inferiorità numerica, uno contro uno. Scarico dietro, Furlanetto da lontano sotto la traversa, 16-14, poi brutta palla di Sonny Nabulele che poteva portare a contropiede veloce, ma nulla da fare. E quindi lo Spallanzani batte un vero e proprio colpo, colpo importante, grazie a Bordona, quella parata decisiva, grazie a questo attacco, adesso però ancora in inferiorità numerica. Vediamo se la Cellini saprà approfittarne, c'è già tantissimo spazio per Giorgio Meneghini che fa un cenno alla compagna per andare di qua e di là. Artoni, Prela, scarico dietro, rischia i passi, poi venisse a giocare, palla verso Barresi, è bloccata, Mangone se ne va, prova a recuperarla Prela, Mangone va dall'altra parte, ma c'è il recupero di Giorgio Meneghini. Il fischio dell'arbitro Pronati mi ha fatto pensare malissimo a tutte, perché pensavano due minuti con un fischio così prolungato, ma c'è rimessa per il tocco di Artoni, se non ho visto male, guardando la corsa. Ha provato Mangone. A partire in contropiede c'era stato il recupero di Prela, poi lo scarico sbagliato e quindi c'è anche un cambio, c'è spazio per Serena Inghiarrua, la sorella più piccola delle due. Anzi, in realtà ce ne sono tre e la più piccola è in panchina, che è Annabelle, il portiere. Convocata anche lei quest'oggi in A1, come Sara Rubi, che non vedevamo da un po'. E ovviamente Viola Bozza, Ifoma. Scarico dietro, Barresi, prova ad andare, Giorgio Meneghini, c'è poco spazio. Scarico per Serena, che però aveva tagliato. Brutta disattenzione. È in inferiorità numerica anche la Cellini, c'è stato il 2 minuti infatti. Occhio allo scarico, prova in qualche modo Irene Furlanetto con molta fatica, ben pressata, poi scarico, Barresi ci mette il fisico. Adesso era stata Prela a prendere i 2 minuti per quell'intervento su Sosia Mangone sul passaggio, poi Irene Furlanetto che urla, che fa sentire la carica sotto l'incrocio. Ilenia Furlanetto, meno uno Spallanzani. Solo un gol per la Cellini Padova in 6 minuti di gioco nel secondo tempo. Questa forse è la vera chiave della partita fino a questo momento: la difesa della Spallanzani, la difesa di Bordon e l'attacco che si è un po' fermato, quello del rossoblù. Meneghini, Barresi, adesso in inferiorità numerica, deve far passare il tempo, ma deve anche attaccare la Cellini Padova. È un'altra Spallanzani. Bene in Garrua, scarico, Serena, prova uno contro uno di fisico, prova in qualche modo e poi il recupero, ma sbaglia e poi Careggio Gappo la riprende. Scarico dietro, Serena prova ad andare, spazio per Bevelin in Garrua, conclusione! Che la mette dentro! Bevelin in Garrua, 17-15, importantissimo. Prova ad andare Artoni con calma, forse anche un po' troppa, poi questa palla per Irene Furlanetto, che Franco, palleggio, prova ad andare, la conclusione, ma parata di Sonia Nabulele col fallo prima però della difesa. E ritorna in campo Vanessa Giogap, rimane in campo Serena Garrua, non rientra Prela, ma non c'è più il 2 minuti in inferiorità numerica. Furlanetto, scarico per Mangone. Furlanetto sta trascinando Casalgrande in qualche modo, ma ancora a meno 2 la Spallanzani, anche se in questo momento sembra avere l'inerzia dalla propria parte. Mangone, scarico veloce, questa è una buona palla, poi Sonia Nabulele, il tiro era centrale, tiro era centrale, ma buona difesa prima nel contestare il tiro e poi Sonia Nabulele a tenerla lì. 17-15, 8 minuti nel secondo tempo. Come prima stanno tornando un po' le fatiche di Casalgrande, tanto palleggio dei terzini, forse poco movimento, buona la difesa della Cellini, però tanta fatica. Bevelin in Garrua, scarico per Serena, scambio tra sorelle, si prova a proporre, che lei invece preferisce andare, questa bellissima palla per Barresi, c'è il fallo, difesa in area, anche probabilmente per aver tirato giù Michela Agustina Barresi, la para bene Bordon per evitare il gol, ma c'è il tiro di rigore e andrà, credo, Barresi, proprio lei, penso proprio, sì, andrà Michela Barresi per portarsi a più 3. Buon gol, gran gol di rigore, che tocco, dolce palo gol di Michela Barresi, più 3
quello che non è riuscito a fare prima la Cellini l'ha fatto adesso dopo aver scontato i due minuti, dopo quell'azione un po' insistita, un po' casuale, palla persa, recupero, contropiede. Veramente una bella partita, piena di episodi, e ovviamente quando lo scarto è così poco può portare da qualsiasi parte, però l'uno contro uno Artoni la ferma Meneghini con le cattive. Non c'è spazio per le buone adesso. Artoni, scarico dietro. Franco, ancora Mangone. Buona palla, finta, ma Barresi sta per strapparla via. Recupero ancora Barresi e poi fallaccio. Ma si può procedere. Mangone, Franco, taglia l'ala. C'è spazio per andare contro uno, ma c'è Careggio Gap davanti. Non si passa. 18 a 15, scarico Mangone. Prova la palla dietro, c'è spazio. No, parata! Copre bene Vanessa Giugà, poi scarico bellissimo, lascia rimbalzare Giorgia Meneghini che salta col destro, ma paratissima, parte 400.720 di Bordon, paratissima ancora una volta Bordon, occhio il 2 contro 2, prova ad andare Mangone, conclusione, ma sparacchia alto Asia Mangone, che sta mancando un po' di finalizzazione, sta mancando un po' di colpi, quello che serve tantissimo in questo momento a Casalgrande, sta mancando. 18 a 15, si salva la Cellini Padova grazie alla presenza di Nambulele, grazie alla difesa ovviamente, perché quei tiri contestati non sono mica facili da fare, rischia qui, Beverly Ngarrua aspetta il ritorno della compagna, rischiato un sacco i passi, c'è già passivo, però adesso deve correre Beverly Ngarrua, si è fatto tanto spazio, c'è anche il fallo, ma riesce anche a segnare ai limiti del 2 minuti per l'intervento di Artoni, ma gran gol di Beverly Ngarrua che dopo aver rischiato l'infrazione riesce a recuperare, c'è passivo, Bordon si lascia sorprendere sul primo palo. 19 a 15, massimo vantaggio in questa partita al Palafarfalle per le rossoblù. E si scalda anche il pubblico per tenere concentrate quelle della Cellini che cercano di stabilire record su record, non hanno mai fatto così tanti punti in campionato, sono vicinissime alla zona playoff, ovviamente playoff scudetto, ovviamente sognare non costa nulla, qui rischiato, anzi c'è l'infrazione, poi Barresi, palla velocissima, Vanessa Giogap, c'è anche Serena dall'altra parte, Vanessa Giogap corre, anzi vola, fluttua e dopo segna, altro massimo vantaggio e giustamente Agazzani è costretto a chiamare il fallo, scusate il timeout, si lamentava per il fallo fullanetto. Io approfitto di questo timeout, dato che la partita è sempre piena di ritmo e non so se avrò occasione, per dirvi i risultati, perché ci sono stati risultati mica da poco. Allora, Brixen comunque tiene la corsa, parlando di corsa playoff, batte Teramo abbastanza agevolmente, 31-24. Teramo adesso rischia tantissimo, ultime due partite, la retrocessione non è aritmetica, se non sbaglio dopo dovrei andare a controllare. Mezzo Corona Cassano 20 a 19, ha vinto Mezzo Corona, vittoria fondamentale e soprattutto questa sconfitta di Cassano dovrebbe ancora tenerla per la lotta salvezza in caso la Casalgrande riuscisse a battere la Cellini. Ferrara ha perso, quindi già questa è un'indicazione un po', ha perso contro Pontinia che comunque deve stare attenta per, è al secondo posto, difficile prendere il primo di Salerno ma deve fare attenzione a e ovviamente Brixen e Erice che giocherà contro Prato, tra 3 minuti inizia e poi Salerno che alla fine ha battuto Mestrino di 1, Mestrino stava tenendo contro Salerno, ha perso di 1 contro la capolista che però insomma anche in una posizione del genere contro una squadra che comunque Mestrino sa il fatto suo, e per poco ha sfiorato l'impresa. Si riprende col gioco Mangone, uno contro uno contro Serena Ghirro per andare col pivot, poi l'incursione, palla dentro, tocco morbido ma non c'è il gol di Franco, palla fuori ed era anche tutto regolare, palla lentamente va fuori, si salva la Cellini che comunque è ancora più 5 con un vantaggio molto tranquillo. Spallanzani invece che in questo inizio del secondo tempo sembrava essere partita bene, poi si è persa, gestisce Beverly Ngarrua, scarico, Vanessa Giogap, palla dietro, ancora Vanessa Giogap, poi Serena, prova ad andare Serena Ngarrua, conclusione, paratissima di Bordon, la palla finisce dall'altra parte, poi riesce a prenderla Giorgia Meneghini in qualche modo, palleggio, fallo, che recupero di Giorgia Meneghini, non è mica facile lì, taglia fuori e poi prende bene la palla, gira, poi buon taglio, Barresi, palla a mano, spettacolo, 21 a 15,
Gran taglio di Barresi, ingenuità della difesa, se lo sono perso completamente. Poi per andare Mangone, ma un passaggio per Giorgia Meneghini. Poi taglio, Selena Ngherrua, gran controllo in cielo. Prova ad andare Selena Ngherrua, si iscrive anche lei il tabellino, grande assist, festa totale. Pallamano spettacolo ancora, la Cellini Padova sta dilagando, più 7, 22 a 15, la Spallanzani quasi non ce la fa più, non ce la fa più. E le ultime giornate diventeranno decisive al Cardiopalma. Occhio a questa Serie 1 femminile, perché non vuole smettere, non vuole fermarsi, ci sta, è giusto questa competizione così bella, così equilibrata, perché poi stiamo parlando di due livelli di pallamano incredibile. Adesso si è un po' abbassata di ritmo la Spallanzani, prova ad andare Furlanetto, poi buon scarico, ma c'è fallo, spinta Artoni che però stava facendo una buona cosa. Mangone, lei forse un po' troppo sottotono per le sue in questa partita, prova ad andare, si ferma, rischia la doppia, poi lo scarico ancora Mangone, l'avevo appena detto, forse un po' sottotono, batte un gran colpo col tiro, col suo tiro forse, prova ad andare Vanessa Giogap, in qualche modo Vanessa Giogap, buono lo scarico per la sorella Carella, Carella Giogap che ha avuto così tanto tempo in cielo perché è rimasta lì a fluttuare 8 secondi per decidere dove andare a colpire Bordon. 23 a 16, metà del secondo tempo, la Cellini ha fatto un parzialone, parzialone, adesso diventa difficile per tutti, vediamo come si proverà Casalgrande, non deve demoralizzarsi perché nella palla a mano non si sa mai, non si sa mai. Ovviamente vi invitiamo anche a scriverci sui canali di Leven, sui canali della federazione, sui nostri, la palla a mano Cellini Padova. Occhio, attenzione a Franco col fallo, tiene bene Nabulele, anche se il tiro era molto semplice, ma c'è la difesa sempre aggressiva. Occhio Furlanetto che avrebbe anche spazio per provare, ma preferisce andare dall'altra parte. Franco sulla sinistra, scarico sull'ala, ancora una scarica dall'altra parte, Franco prova a tenerla in qualche modo, ma fuori, va provato ma ha lasciato cadere le gambe, fuori dal terreno di gioco. Occhio a Meneghini che per un attimo si è girata dalla panchina, non si stava perdendo il passaggio di Barresi, altra occasione completamente sprecata della Spallanzani che non ci sta capendo granché. E c'è spazio per Ivana Giogap, la terza delle sorelle Giogap, sempre terzino destro, al posto di Vanessa si prende un po' di riposo. Ha fatto anche lei una partita sublime in campo Bevelin, prova ad andare Serena Ngherrua, palo pieno, ha provato in qualche modo, poi bel passaggio, prova ad andare Giombetti, prova a correre Ivana Giogap in qualche modo, poi la conclusione, parata, parata Sonia Nabulele, gran lavoro in difesa della Cellini, ma brutto errore, brutto errore di Giombetti che poteva forse provare un tiro migliore, anche perché aveva preso in contropiede quasi tutti tranne Ivana Giogap che era tornato per contestarle un po' il tiro, ma c'era lo spazio sul primo palo non così preciso, ma Sonia Nabulele c'è. 23 a 16, ancora Bevelin Ngherrua a gestire per la sorella Serena che sta giocando anche con un dolore abbastanza forte alla spalla, ma non sembra vedersi. Bel pallone di Ivana Giogap che poi finisce su Carel Giogap, ancora Bordon ma non riesce a tenerla, gol di Carel Giogap che poi se la ride. Entra anche questa, sta entrando tutto in questo momento la Cellini, momento di flow pazzesco, e poi Mangone, Mangone, l'ultima ad arrendersi. Carel Giogap con calma, qua la difesa si era anche rimessa bene in campo. 24-17 più 7 Cellini, questi due minuti di fuoco hanno sparato da tutte le parti. Però rimane a 17 il tabellino. Nei primi 5 minuti la Cellini non aveva segnato, aveva segnato un gol solo, poi 9 nei 10 minuti successivi, e poi Serena Ngherrua ne mette un'altra. Talento di Serena Ngherrua, anche lei chiamata per uno stage con la nazionale qualche mese fa. Poi Mangone prova, buona la palla in questo caso, ma ha pestato il piede Artoni, è riuscita anche a prenderla Sonia Nabulele in questo caso, altra parata che fa molto bene al morale. Ma c'era stato il bel taglio di Artoni, se l'ha perso completamente la Cellini per star dietro a Mangone che sta facendo le cose giuste adesso. Conclusione da fuori, ha la bella mano per farlo, anche se in certi casi un po' disperate, ma ci vuole anche quello. 25-17 più 8 adesso la Cellini, più 8 Bevelin Ngherrua, scarico per Ivana Giogap, sta tagliando anche la sorella maggiore. Ivana Giogap invece prova uno contro uno, ma c'è la parata di Bordon, tira un po' troppo velleitario. Quindi 18 minuti sul cronometro, 25-17, c'è poco tempo, prova ad andare direttamente sull'ala, poi scarico ala su ala, ma Meneghini c'è, Meneghini la tocca giusto in modo che arrivi Sonia Nabulele
brutta questa palla, veramente brutta. Si è provato l'ala su ala di Giombetti, ma il passaggio era troppo lento. Era troppo lento, o forse non si era capito con la compagna. L'idea possibilmente ci poteva stare, ma anche tutta la difesa era già tornata. Quindi la Cellini che sta passando più tempo in attacco che in difesa in questo momento, e ogni volta che torna in difesa sta tornando molto bene, si fa fatica a prenderla anche in contropiede, cosa che la Spallanzani fin quando ne aveva, forse in questo momento non ne ha più proprio di energie. Però Ivana Giogap, ma per perdere la palla, poi Elena Furlanetto, lancio da quarterback veloce, ma Beverly Ningarua la prende, riesce a eludere l'intervento di Giombetti, il passaggio non era neanche così troppo preciso. Grande intervento di Beverly Ningarua. Interception alla football americana. Ci sono poi molte volte questi passaggi che vengono fuori presi anche un po' dal football americano. A volte si allenano anche tra squadre proprio per queste situazioni qui. Poi vengono a giocare, per un attimo prende il controllo del pallone Meneghini, poi Asemangone prova a salvarla, che era il giocato in qualche modo una mano, ma sbaglia l'intervento, poi sbaglia anche il controllo Franco, e poi Barresi in qualche modo, ma sbaglia la conclusione. Tiro altissimo, si lamenta per l'intervento di Mangone che forse era dentro l'area, ma sembrava pulito. Male qui Barresi, poi il taglio Giombetti, palo! Imprecisione colossale, non le sta andando bene una alla Spallanzani in questo momento, una in attacco, sta sbagliando tutto, nonostante Giombetti aveva fatto la cosa più giusta, non facendo capire più niente alla difesa della Cellini, che studia qualche cambio, sta per entrare Sofia Rodriguez, c'è sempre Ivano Giogap in campo, c'è Karel Giogap e Barresi. Beverly Ningarua, che la vedete da centrale, no? In nazionale è stata convocata come pivot, poi vedremo cosa riuscirà a fare. E poi buona questa palla di Karel Giogap, Barresi colpisce, e cos'è il 26esimo gol, 27esimo gol. Ok, contropiede, Franco aveva spazio forse per il tiro, ma la difesa è ancora lì che morde fino al 60esimo. Esce anche Giombetti, eh sì, entra Gaia Lusetti, andrà a fare l'ala destra Franco, anche se presumibilmente immagino uno schema per il doppio pivot, lei anche destrimane. Ci sono le sorelle Artoni, scarico, ecco proprio Franco, doppio pivot, Mangone può liberare lo spazio per qualche giocata, poi Lusetti, scarico, c'è passivo, ma sbaglia il passaggio per Franco. Ok, bene Ningarua, per un attimo pensa al lancio lungo, ma non c'è. Poi lo scambio a due, prova andare su Rodriguez che ha una prateria, c'è lo spazio anche per Barresi, controllo e tiro, tango argentino. Eccolo qua ancora una volta questo taglio dall'altra parte con il movimento indicato proprio da Beverly Ningarua all'inizio dell'azione, si può rivedere molto probabilmente anche dagli highlights che poi faremo. Taglio indicato, vai da quella parte, tanto spazio, 1-2, e poi questa situazione che abbiamo visto tante volte, che è sempre molto efficace. Spallanzani completamente a secco adesso, 27-17 più 10 Cellini, che a meno di cataclismi ha già portato i due punti in saccoccia. Scarico Furlanetto, grande incursione, neanche il tempo di dire partita in saccoccia, gol, anche se questo tiro è mancato un po' negli ultimi minuti da parte di Furlanetto. C'è anche il cambio, entra Fatima Rubi dalla sinistra ovviamente. Occhio a Giorgio Meneghini che per un attimo ha pensato all'uno contro uno così rapido, a freddo, bruciapelo. Uscita Karel Giogap, meritato riposo, lei che ha giocato tutti i minuti. Poi adesso Ivana Giogap, ma Ivana Giogap commette l'infrazione penso di passi, poi Simone Artoni è la partita così, e penso dal passaggio della compagna che però era stata fatta irregolarmente, sì esattamente, è la partita 1-0, ma è stata fermata perché su un fallo la rimessa di gioco deve essere sempre effettuata nel punto dove è stata commessa l'infrazione, 1-1, ben fatto. Poi fallo dai 9, provato a inserirsi Lusetti, della prima volta che lo fa, questa soluzione forse deve essere fatta un po' di più. Scarico proprio Lusetti, la 33, poi prova ad andare dall'altra parte Furlanetto, ma nulla da fare, uscita anche la Mangone, infatti non vediamo più. Poi Ivana Giogap prova ad andare a iscriversi al tabellino, Ivana Giogap, ma Bordone dice di no. Ha provato anche Franco a disturbarla e ha funzionato, disturbando proprio la lucidità di tiro di Ivana Giogap. Ha provato la potenza, ma Bordone ancora una volta dimostra
come Beverly Ningarrua in questa ribattuta. Poi Sofia Rodriguez con fallo di Lusetti, ripartenza veloce. Barisi prova ad andare, ma bisogna ripartire. Ripetere la rimessa con calma, ovviamente non ha nessuna fretta la Cellini, ormai 7 minuti alla fine, più 9, 9 gol di vantaggio. E time out, anzi no, commissario. Due minuti per la panchina, penso per una collaboratrice, sì, la collaboratrice della Spallanzani, segnalata dal commissario di tavolo, segnalata dal commissario Aldea da Milano, anzi Rozzano per la precisione. Quindi due minuti e poi andrà a referto. Però si riparte con la palla mano giocata, 27-18, occhio guardate quanto spazio per Giorgia Meneghini, prova ad andare Vanessa Giogappi in qualche modo e poi rilancia per Giorgia Meneghini, l'attacco è stato un po' buttato lì, 3 contro 1, fermata Giorgia Meneghini. Poi Barresi, ancora per Meneghini, prova ad andare 1 contro 1, scarico dietro, Ivana Giogap, poi Sofia Rodriguez, c'è poco spazio, preferisce andare da Fatima Rubi. Prova ad andare Fatima Rubi, scarico dietro, ancora Beverly Ningarrua, c'è la spaziatura, può andare Fatima Rubi! Parata ancora una volta di Bordon. Con quanta semplicità è andata il tiro la Cellini in questo caso. Proprio per l'attenzione che ci si mette nelle punte di diamante come Beverly Ningarrua, che solo con la sua presenza scatena raddoppi. Anche viene anche triplicata, ma non l'abbiamo mai vista, almeno in questa partita non l'abbiamo ancora mai vista forzare la giocata, sempre trovare la giocata al punto giusto per le compagne. Se devo andare ad dopo andremo ad analizzare la partita, probabilmente ha fatto anche più assist che gol, quindi e gol ovviamente nei momenti importantissimi. Vediamo che si sta scaldando anche Annabelle, la sorella più piccola, probabilmente ci sarà anche lei spazio questo finale. Quasi 5 minuti alla fine, diventa difficilissimo per la Spallanzani, c'è passivo, deve tirare Mangone, scarico, Franco deve provare la giocata, c'è tanto spazio e gran gol, disattenzione della difesa della Cellini, ne approfitta Artoni, quello che non è riuscito a fare fino adesso, un po' perché è scesa di attenzione proprio la difesa, ma poi c'è anche forse un pelo più di fiducia, oppure si gioca con sapete quando si gioca col punteggio così lontano, si gioca magari a mano un po' più libera, poi spazio, lo scarico, ancora Fatima Rubi, ancora una volta Bordon, altra gran parata, poi prova ad andare con la rimessa veloce, Furlanetta ha tanto spazio, deve essere recuperata, buon recupero di Ivana Giogappa, e anche le ha rubato il pallone, si è fermato per un attimo Furlanetta, prova ad andare, c'è il cambio, Franco che gestirà, Mangona che è rientrata da un po'. Sì, c'è anche Rondoni che sta giocando da un po', che aveva preso il posto prima di Mangone. Mangone dalla destra, che era un po' il suo ruolo originale. C'è già passivo. Franco, spazio in uno contro uno, ma viene fermata. Da Beverly Ningarrua, buono. Intervento proprio all'ultimo momento. Il momento in cui sta caricando il tiro. Bisogna cercare la conclusione veloce perché fa fatica la Spallanzani. Occhio alla chiusura di Ivana Giogappa, non viene fatta. Poi la conclusione, sparata alta di Lele Furlanetto. Ancora una volta fatica, proprio fatica a costruire le conclusioni, non ce n'è una conclusione pulita per la Spallanzani, ci dovranno lavorare tantissimo, soprattutto per le ultime due partite che si riveleranno calde non poco. Sofia Rodriguez, è entrata anche Prela, un po' che non la vedevamo in campo, probabilmente già al primo tempo è entrata anche Annabelle Ningarrua, poi buono lo scarico per Fatima Rubi che però aveva toccato la linea, era entrata dentro l'area per il taglio. Gran chiamata dei direttori di gara, eh? Non era mica facile. Però grande giocata di Prela, abbiamo visto la sua dote di passatrice. Poi la conclusione, parata di Annabelle Ningarrua che si scrive subito. Come esulta la panchina. Subito parata di Annabelle Ningarrua. Furlanetto, scarico, prova ad andare, poi buona conclusione, palo! Poi palo e rimessa della Cellini perché non c'è stato tocco di Annabelle che però si prende il 5 delle compagne. Risulta anche i tifosi per le farfalle adesso. Fase di gioco. Ormai stiamo andando verso la fine? Sì, direi di sì. 3 minuti alla fine. La Cellini porta a casa 2 punti importanti e condanna
la Spallanzani a due ultime giornate infuocate per cercare di prendere la salvezza diretta. Ivana Giocapo adesso in campo, prova Sofia Rodriguez, lo scarico per Prela, i tre minuti che mancano sono scoccati adesso, 27-19, buona palla, eccola lì, l'intesa argentina. 13-27, Sofia Rodriguez e Barresi, occhio adesso la palla di Franco, rischia i passi, la conclusione, fuori. Vero e proprio garbage time in questo momento. Sta scaldando anche i Fomo Cori, non so se entrerà anche lei in campo. Adesso ancora Sofia Rodriguez, altra palla, diventa quasi un allenamento. Stanno facendo ancora e ancora e ancora, tanti applausi. 29-19, la Cellini sta divertendo al massimo. Adesso non ha forse neanche senso chiamare il time out. Bisogna aspettare che la partita vada il più avanti possibile. Due minuti alla fine. Adesso vado a dare un attimo una rapida occhiata alla classifica. Non dovrebbe essere cambiato niente lì davanti. Bisognerà aspettare ovviamente Erice contro Prato in casa di Prato, altra grande sfida soprattutto per le pratesi, che cercano anche loro la salvezza diretta. E questo risultato della Spallanzani è importante per loro. Che parata ancora di Annabelle, gran parata, c'è il tiro penso di rigore, sì, è il risultato più per la loro compagna che ha fatto una gran parata che la disperazione per il tiro di rigore. Però questa era la giocata che doveva cercare già da prima la Spallanzani, che hanno fatto una fatica enorme a trovare. Gran gol di Mattioli. Adesso ci sono quasi tutte le seconde linee in campo, c'è Ifomo Cori per questo ultimo minuto e mezzo. Lei classe 2008, convocata anche lei in nazionale, ovviamente con le giovanili, con le primule azzurre. C'è anche Viola Bozza, entrerà infatti anche lei. Ci sono anche le primule in campo, in questa 1. Ivana Giogappo, buona palla, Serena in Ghiarrua, palo pieno. Poi Prela la recupera, Prela fermata, rigore, anzi no. Per invasione che è entrata in campo. Gran difesa pulita, poi Rondoni in qualche modo, parata di Annabelle in Ghiarrua, ancora una volta. 29-20, siamo entrati nell'ultimo minuto di gioco. Adesso osservatori a noi, guardate un po' chi c'è in campo in questi 30 secondi e se ce la fate giudicate un po'. Fatima Rubi, Serena Ghiarrua, lo scarico, c'è Viola Bozza, poi Ivana Giogap. Prela. Con Ivana Giogap, conclusione, anzi no, palla un po' sconsiderata, buon intervento. Poi non trova passaggi puliti, Bonaccini, adesso sì, forse un po' in ritardo, 15 secondi alla fine. Andiamo Rondoni, lo scarico, c'è ancora Mangone da Ala e poi Ivana Giogap, gran recupero e poi Prela per Ivana Giogap a 5 secondi dalla fine. Ivana Giogap, festa totale, la Cellini Padova vince ancora una volta contro una Spallanzani che ha tenuto per 40 minuti, dopo però si è sciolta sotto questa valanga di nome Cellini Padova. 30-20, adesso la Spallanzani che aspetterà le ultime due partite per capire il suo destino, per capire se farà i play-out o meno. Gran sfida tra Emiliano e con Ferrara. Occhio a Prato, vi consiglio di collegarvi lì. Grazie per di essere stati con noi, grazie di aver visto la partita su Eleven Sports, di averci seguito. Da me Marco Muccia e da tutta la squadra della Cellini un saluto e restate connessi per interviste e cose varie sui canali social della federazione e ovviamente della Cellini Padova. A presto, buona pallamano a tutti, buona Pasqua anche e in bocca al lupo alla nazionale contro la Slovenia.